Grazie Presidente, grazie a tutto il Consiglio. Sono anche soddisfatto della presenza dei giostrai che hanno modo di aver vissuto un Consiglio comunale dall'inizio, anzi plaudo alla loro pazienza e sono grato per essere stati qui con noi fino a questo momento. Certamente la mia amministrazione, l'amministrazione Vivarelli Colonna, fin dai tempi della campagna elettorale ha messo il lavoro al primo posto. Ha messo il lavoro, il commercio, l'artigianato, l'agricoltura, l'agroindustria, lo sviluppo dell'impresa al primo posto, perché ha sempre creduto che attraverso il potenziamento del lavoro, attraverso politiche di defiscalizzazione tributaria, cosa che è stata fatta in soli 9 mesi dalla nostra amministrazione e dal nostro insediamento, si potesse dare quel boost d'impresa per creare ricchezza, per invertire la congiuntura negativa economico-finanziaria che sta avversando tutta l'Italia, tutta l'Europa, tutto il mondo, ma soprattutto Grosseto. Gli ultimi dati della Camera di Commercio dimostrano infatti che Grosseto stia uscendo per ultima dalla crisi, in quanto anticiclica. Si entra per ultimi, ma si esce per ultimi e siamo in piena crisi. Gli ultimi dati dimostrano che le nostre imprese giovanili calano del 2%. Gli ultimi dati dimostrano che le nostre imprese in un solo anno sono calate da 6.500 a 5.600. Quindi, nonostante che noi come amministrazione si sia messo in atto tutte quelle politiche possibili e immaginabili per favorire lo sviluppo del lavoro e la creazione conseguente dell'occupazione, soprattutto finalizzata a quella giovanile, che è quella che a livello regionale toscano più risente del clima congiunturale avverso, avendo un picco del 42%, noi abbiamo fatto tutto il possibile e ci siamo trovati malauguratamente, contro la nostra volontà, con una profonda dolenza, con una profonda tristezza nel cuore, a dover affrontare purtroppo il problema del Luna Park. Ma sia assolutamente chiaro, sia assolutamente certo, come voi avrete modo di vedere in futuro e probabilmente avete anche avuto modo di sentire, per quanto riguarda lo sviluppo di Marina, noi consideriamo l'obiettivo prioritario e primario. Quindi noi abbiamo subito questa situazione. Ciò non vuol dire che noi si stia qui a subire e ci si metta ovviamente in una condizione di difensiva. E quindi questo è il discorso che farò e terminerò appunto a favore di quello che è stato emerso da questo Consiglio Comunale odierno. Però deve essere assolutamente chiaro che quando si dice che il sindaco deve fare tutto quello che è in suo potere per andare incontro agli esercenti, per andare incontro ai giostrai, si sappia chiaramente che dal primo momento in cui fummo messi a conoscenza del fatto, seppur ufficiosamente e da parte della prefettura, che ovviamente è collegata alla Commissione Pubblici Spettacoli in quanto è presieduta dalla stessa, con i vigili del fuoco che declamano un parere di favorevolezza o meno della locazione e della locazione appunto di una parte in una certa sede, ecco, sono venuti mesi prima per dirci che a seguito dell'impennata l'anno scorso dei fenomeni incendivi boschivi, abbiamo avuto una riunione proprio qui da me, una prima riunione, una seconda riunione, una terza riunione, tante riunioni. Il Movimento 5 Stelle giustamente ha fatto un incontro a Marina, noi ne abbiamo fatti tantissimi di incontri a Marina. I miei assessori sono stati frequentatori degli stabilimenti balneari della cittadinanza di Marina e il mio assessore, vice sindaco alla cultura Luca Gresti, ha numerosissime volte parlato con i rappresentanti sindacali delle vostre categorie. Quindi noi siamo stati sempre con voi, sempre vicini ai giostrai, sempre vicini ai commercianti e al mondo del lavoro. Purtroppo però ci siamo trovati di fronte ad uno scoglio normativo insormontabile o comunque difficilmente sormontabile. Ci siamo trovati di fronte al comandante dei Vigili del Fuoco, il quale ci ha illustrato un documento che richiamava i dati statistici dell'impennata dei fenomeni incendivi boschivi di origine dolosa. Quindi appiccati, ci sono delle persone, dei piromani che hanno fatto dei gesti, che hanno posizionato degli inneschi, che hanno fatto attività incendivia dolosa, conclamata e dimostrata, che ha fatto in modo che ci fosse un'impennata tale da richiamare l'attenzione del livello nazionale sulla condizione di Marina di Grosseto. L'anno scorso ci sono stati tantissimi incendi, sono stati oltre 35. Quindi a titolo
precautelare e comunque con delle perizie. Quando mi si viene a dire che io dovrei indire una perizia per verificare le condizioni di sicurezza, quando questa amministrazione in fase propositiva all'interno del tavolo della prefettura ha detto che avrebbe messo a disposizione i corpi volontari della racchetta, che avrebbe finanziato i vigili del fuoco, che avrebbe pulito le sovracchiome per fare in modo che qualora fosse divampato un incendio non avrebbe mai potuto arrivare alla zona appunto di ubicazione del Luna Park, avrebbe garantito una presenza, avendo fatto sopralluoghi con il viceprefetto, con il comandante dei vigili del fuoco, finalizzato a trovare una soluzione per fare in modo che Luna Park potesse continuare a essere sito in quel luogo. Nonostante tutto questo abbiamo sempre avuto diniego, ma un diniego ufficioso, per fare in modo che le cose potessero essere risolte in maniera chiara e tranquilla. Questo purtroppo non è successo. Siamo arrivati al famoso nodo, il pettine è arrivato al famoso nodo di cui si parla, e adesso dobbiamo come consiglio prendere una decisione. La dobbiamo prendere in fretta. Io sono qui per lavorare per voi, io sono la vostra voce e la vostra voce rivendicativa. Quindi quello che emerge da questo consiglio, a portavoce ovviamente delle persone che stanno sedute là davanti, per me diventa fondamentale, diventa la mia missione di vita, ma lo è già stato. Abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire ad evitare che questa situazione degenerasse. Abbiamo trovato delle situazioni alternative, perché è vero che la Commissione Pubblico Spettacoli è demandata a dare appunto l'autorizzazione della locazione del sito di ubicazione, però l'amministrazione comunale è demandata a trovare una localizzazione. Allora io personalmente mi sono recato alla San Rocco, dove dovrebbe sorgere o sarebbe dovuta sorgere l'ubicazione alternativa, che ovviamente non è completa perché rimane fuori il 35% dei vostri ovviamente strumenti di lavoro. Io sono recato in quel luogo e ho parlato con la popolazione, con la Proloco, con dei rappresentanti locali, e gli ho detto sul loro suggerimento che mi avevano ipotizzato la soluzione alternativa di creare una frammentazione dell'ubicazione. Loro stessi mi hanno detto: perché non si prova a metterla in diversi posizionamenti? E qui si va a violare il principio di equità dell'esercizio delle proprie funzioni professionali, io lo capisco, ma questo semplicemente per dirvi e per farvi capire che io sono sempre stato aperto a qualunque soluzione alternativa per andare incontro a quelle che sono le vostre volontà e le volontà dei cittadini. Però abbiamo anche cercato di mantenere la questione, e qui mi dispiaccio perché è stata richiamata la riunione fatta a livello segreto, a livello riservato in prefettura sotto mia richiesta personale con i capigruppi, dove mi era stato chiesto appunto di mantenere la cosa sotto una certa segretezza, anche perché l'ufficiosità è una cosa, l'ufficialità è un'altra. Adesso ci troviamo nella condizione di mettere di fronte al fatto compiuto la prefettura, la Commissione Pubblico Spettacoli, mettendole appunto nella condizione di esprimere un parere che sarà sicuramente un parere negativo, questo ve lo dico. E quando mi si dice che l'articolo 12, se si potesse cambiare, se si potesse alterare, si potesse eliminare, come se eliminandolo poi non dovesse comunque l'istruttoria passare attraverso la Commissione Pubblici Spettacoli, comunque dovrebbe passare attraverso la Commissione Pubblici Spettacoli. E chi si intende di giurisprudenza, chi ha parlato e anche avvocato, dovrebbe sapere che cosa rischierebbe un sindaco e un'amministrazione comunale nel caso in cui ci fosse un incendio doloso boschivo che avesse delle ripercussioni anche su delle vite umane, avendo avuto un parere negativo della Commissione Pubblico Spettacoli, che comunque eserciterà il suo potere ed esprimerà la sua opinione a riguardo, che sarà negativa. Vi rendete conto di che cosa mi state chiedendo? Non c'è l'omicidio colposo. Qui si tratta di reati gravissimi che vanno nel penale, ma io sono disponibile anche a percorrere questa strada e l'ho proposta, e i capigruppi lo sanno benissimo, perché quando io feci la riunione e feci un'interruzione al consiglio, alla seduta consigliare ultima, ci riunimo nella saletta con i capigruppo a tutto tondo, io dissi che sarei anche stato disponibile ad assumermi la responsabilità, perché io credo che il problema dei fenomeni incendivi boschivi ci sia e non ci sia, e che se comunque in quel caso ci fosse, allora ci sarebbe per tantissime altre situazioni. Si dovrebbe chiudere Marina di Grosseto, non si potrebbero fare le frecce tricolori, perché in caso di evacuazione voglio vedere che cosa succederebbe a livello di normative. Io sono perfettamente consapevole di come difficile sia veramente per la mia amministrazione a livello politico, e io voglio estendere anche questa posizione ai membri dell'opposizione, prendere una decisione così importante e così ovviamente responsabilizzante, ma io sono qui per voi, noi siamo qui per voi e la prenderemo. La linea di indirizzo è chiara, è conclamata.
È inutile parlare della revisione del regolamento interno, perché comunque sia la Commissione esprimerebbe comunque il suo parere. Quindi io direi di andare direttamente alla fase successiva, perché i tempi stringono, non ci sono più i tempi per poter andare avanti. Facciamo quello che ci avete chiesto. Adesso porteremo all'espressione del parere la Commissione Pubblico Spettacolo. Vi accorgerete che o sarà negativa o se sarà favorevole, ve lo dico già da adesso in maniera tale da essere totalmente trasparente con la cittadinanza, richiederà da parte del Comune un investimento talmente ingente, talmente potente, talmente grande che comunque non lo potremo fare. E quindi arriveremo ad una situazione di stallo, ma non sarà colpa del sindaco di Grosseto o dell'amministrazione Vivarelli Colonna. Non sarà colpa di nessuno, sarà colpa degli eventi. Io ieri ero a Lupi, la riunione nazionale delle province, e ci sono le leggi antisismiche che mettono tutte le scuole di Grosseto, che sono 32 più 40 del comune, fuori dalla condizione di rispetto della legge antisismica. Io dovrei chiudere tutte le scuole. Vi rendete conto delle responsabilità a cui un amministratore comunale o provinciale oggi è sottoposto, avendo sempre meno risorse, sempre meno finanziamenti e sempre meno potere? Ma nonostante questo, per il rispetto che è la volontà dell'elettorato e per il rispetto di quello che io credo essere il mio dovere nei confronti dei cittadini, andrò in questa direzione, assumendomi insieme a voi la responsabilità, pur avendo dei dubbi sull'esito. Pur avendo dei dubbi che questa mia assunzione di responsabilità porterà nella fattispecie specifica risultati positivi, ma sicuramente nel complesso organizzativo dei rapporti internazionali che comunque si devono avere con queste istituzioni presenti sul nostro territorio, sicuramente ci saranno delle ripercussioni. Però nonostante questo noi siamo un'amministrazione del coraggio, della forza, della volontà, della rivendicazione di quelle che sono le vostre volontà. Quindi state certi che il vostro sindaco andrà in questa direzione, state tranquilli, io agirò come volete voi. Grazie. Molto brevemente, qualora non si fosse capito, io mi assumo la responsabilità di andare nella direzione emersa del Consiglio e di portare avanti la richiesta appunto di espressione della Commissione Pubblici Spettacoli. La mia responsabilità è ristretta a questa mia azione. Poi dopo, quando si sarà espressa, vedremo.